Virtus avanti tutta con gli obiettivi a segno tranne uno, la parola che adesso spetta al campo. Si aspettava un portiere che non è arrivato, con i capricci del Cagliari che hanno bloccato Alessio Cragno, in fumo una trattativa lunga 2 mesi e adesso fiducia a Vincenzo Aridità, del resto se la merita, anche se la Virtus potrebbe pescare tra il mercato degli svincolati. Nel mirino ipoteticamente Bremek l'anno scorso a Vicenza, pesa però l'età dell'estremo. Per il resto la difesa sarà da valutare con i 3 nuovi, Pucino, Rigione e Boldor. Il centrocampo da garanzie, l'attacco ha perso Gatto e Thiam, ma punta sulla permanenza di Piccolo e sull'esperienza di Ferrari e Marilungo. A proposito di Ferrari, l'attaccante a Lanciano agli ordini di mister D'Aversa, che ieri si è assentato per l'incontro promosso dalla Lega tra allenatori, giocatori e arbitri. Parola a Pucino, dal Pescara alla Virtus. L'anno scorso fece parlare il suo selfie dopo la vittoria nel derby del Biondi. Quest'anno lui promette una fotografia a gioia invertita. Pucino, quest'anno ti toccherà fare il derby al contrario. Ma sì, non vedo l'ora sinceramente. L'anno scorso ci è andata bene a noi, quest'anno sicuramente ce la metterò tutta per far sì che andrà meglio per noi. E sono pronto anche, visto che è rimasto un po' impresso il selfie dell'anno scorso che ho fatto sotto la curva di là, spero che quest'anno lo possiamo fare di qua. Prime impressioni sull'ambiente e sul gruppo, ti abbiamo già visto in amichevole con una partita importante e interessante da parte tua. Ma sì, l'ho detto prima, io ogni giorno dopo giorno mi convinco sempre di più della scelta che ho fatto, sinceramente non mi aspettavo neanche di trovare un ambiente così, parlo in positivo, sono rimasto impressionato da tutti i ragazzi, dalla disponibilità del mister e dello staff. E per questo anche aumentano le convinzioni che si possa far bene quest'anno. Avresti avuto piacere di rimanere a Pescara? Ma io lo ripeto, comunque sarei dovuto ritornare lì al Chievo Verona. C'è stato sicuramente Pescara è una bella piazza, sono stato bene lì, però comunque io avevo bisogno di andare in una squadra dove mi voleva a tutti i costi e Lanciano ha dimostrato questo, quindi l'ho scelta con tutta la convinzione.